questo è il mio taccuino, che settimana farà? Cominciamo dall'11 novembre, ci saranno le previsioni economiche della Commissione europea. Sono un appuntamento importante per capire il futuro. 12 novembre, appuntamento a Parigi dal presidente Macron. Ci sarà anche Draghi sul tavolo, la conferenza internazionale sulla Libia. Prosperità, libertà, democrazia per il Nord Africa. Facciamo un viaggio in Cina, sul taccuino c'è una data, 15 novembre è il giorno dell'apertura delle contrattazioni della borsa di Pechino, prima non c'era. E voglio ricordare che gli investitori esteri oggi detengono 201 miliardi di dollari di titoli azionari e obbligazionari della Cina. Pechino vale qualcosa. 15 novembre, stessa data ma posto completamente diverso, andiamo dall'altra parte del mondo, riaprono i confini a Cuba per i turisti, è un momento molto importante per tutti. Altro giro, altra corsa, andiamo in Spagna con il presidente Mattarella che incontrerà il re Felipe e discuterà con lui di Mediterraneo e tecnologia, appuntamento con la fondazione COTE Europa. Chiudiamo in bellezza, musica maestro, il 17 novembre a Las Vegas, dopo i Rolling Stone e i Maneskin, ci saranno i premi Grammy per gli artisti latini. Olè! Restart, restart.